L'ora X è arrivata, l'intesa ancora non c'è, forse arriverà nelle prossime ore, la verificheremo domani mattina quando il Parlamento in seduta congiunta, integrato dai rappresentanti delle regioni, sarà chiamato a eleggere il nuovo capo dello Stato. La trattativa è in stallo, il tentativo di Bersani e Berlusconi di trovare un'intesa su un nome condiviso è naufragato in questi giorni tra i veti incrociati dei partiti e soprattutto tra le divisioni che agitano il PD, che hanno fatto accantonare il nome di alcuni fra i più autorevoli candidati a salire al Quirinale come Giuliano Amato e Massimo D'Alema. Ora si cerca un terzo nome su cui far convogliare la maggioranza qualificata del 66% degli elettori che al primo scrutinio potrebbe garantire l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Aspettiamo, ma non possiamo in questa vigilia non ricordare, non sentire il peso e la responsabilità che il nuovo Capo dello Stato avrà in un momento così difficile della storia del Paese e dopo soprattutto aver ricevuto un'eredità così pesante e così autorevole quale quella che lascia Giorgio Napolitano. Chi salirà al Quirinale dovrà gestire una fase di conflittualità estrema fra i partiti, quindi dovrà avere una grandissima capacità di interlocuzione politica, dovrà avere anche una grandissima competenza giuridico-istituzionale perché il Paese ha bisogno di una trasformazione, di una riforma istituzionale che tocca tutti i poteri dello Stato, nella quale il ruolo del Presidente della Repubblica sarà decisivo, ma soprattutto avrà bisogno di un'interlocuzione internazionale, poiché l'Italia è chiamata a rappresentare degnamente i suoi interessi in Europa in una fase di trasformazioni sovranazionali che coinvolgono la comunità europea e il consesso mondiale. Questi tre punti richiamano i partiti a una scelta nobile, autorevole, in grado di rispondere alle esigenze qui descritte, ma soprattutto in grado di raccogliere con autorevolezza il lascito che Giorgio Napolitano fa dopo 7 anni in cui è stato per questo Paese un faro straordinario di saggezza, di intuitività e di moderazione. Speriamo che questa coscienza illumini la politica affinché domani la montagna non partorisca un topolino, uno dei tanti che di questi tempi sembrano animare il quadro politico italiano.